Dalla TV al grande schermo, Uccio De Santis, attore salentino, arriva nei cinema di tutta Italia con il suo primo film, Non me lo dire. Ovviamente si tratta di un film comico girato nella provincia di Brindisi, a Fasano per la precisione. La pellicola racconta la storia di un comico interpretato dallo stesso Uccio De Santis che nel film prende il nome di Lello Morgese. Lello viene lasciato dalla moglie, stanca di essere trascurata dall'uomo e per questo motivo cade in depressione e lo psichiatra gli consiglia di circondarsi dell'affetto dei fans. Comincia così il viaggio di Lello alla ricerca dei suoi sostenitori, una ricerca che lo porterà a scoprire se stesso attraverso una serie di avventure e di incontri con bizzarri personaggi. Uccio De Santis quindi amplifica la sua vena comica in questa pellicola che vede tra l'altro anche il patrocinio della provincia di Brindisi. Affinché sia una bella pellicola, importante che un film possa far dare spensieratezza, far sorridere, però io ho visto tanti film dove magari mi sono divertito e poi sono dopo un'ora dal film non mi ricordavo neanche che cosa avessi visto. Invece è importante che ti possa lasciare veramente un messaggio, che ti possa magari commuovere, e più importante è questo della risata che nasce e muore lì.